Siccome avete potuto leggere dal titolo, questa sera sarò presente, saremo presenti a Genoa Juventus nel settore ospiti. Vi porto insieme a me in una nuova trasferta, quindi vi invito a iscrivervi al canale come sempre e soprattutto seguirmi sui miei profili TikTok e Instagram per non perdervi nessuna informazione sull'acquisto dei biglietti, su come e quando acquistare il vostro biglietto. E niente ragazzi, partenza ore 15 da Piombino, direzione Genova, anzi direzione Piazzale Kennedy, perché accanto è stato allestito un parcheggio per il settore ospiti per garantire la sicurezza di tutti. Parcheggiamo la macchina in questo parcheggio e con le navette, completamente gratuito, messe a disposizione dal prefetto, dalla polizia, dal comune, chi per esso, dagli organi competenti per racchiudere tutta la cerchia, con la quale ci scorteranno direttamente sotto al settore ospiti, e poi al termine della partita ugualmente ci aspettano queste navette per portarci poi al parcheggio. Quindi questo piazzale dista circa 3 km dallo stadio e niente, io ne ho usufruito tante volte, molto comodo per garantire, ripeto, la sicurezza di tutti. Quindi ragazzi, prima di lasciarci e a qualche clip, vi invito a iscrivervi al canale e soprattutto ai miei profili Instagram e TikTok per non perdervi nessuna informazione sull'uscita dei biglietti, su come e quando acquistare il vostro biglietto. Ragazzi, sosta a metà strada, autogrill, poi dopo, sì, ok, ci siamo, direzione Genova. Macchina parcheggiata, siamo sulle navette, siamo pronti, direzione stadio. Siamo appena arrivati, siamo al tornello, tra poco si passa il biglietto e entriamo finalmente allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Ragazzi, siamo dentro, la prima partita inizia a salire e niente, attendiamo e aspettiamo il fischio d'inizio. Yeah.
fine primo tempo, 1-0 Chiesa, sigla il vantaggio della Juventus. Dopo un errore difensivo della difesa del Genoa, la Juve conquista il calcio di rigore. Vlahovic prende la palla ma lo cede a Chiesa e Chiesa non sbaglia. Juventus in vantaggio 1-0. Ragazzi, buongiorno, è il giorno dopo la partita, siamo rientrati a Piombino all'incirca alle 3:30 dopo vari ostacoli sull'autostrada, perché come ben sapete al ritorno da Genova è sempre caotico la situazione, lavori autostrada, quindi autostrade chiuse, ci hanno fatto fare deviazioni e altro, quindi niente, comunque alle 3:30 siamo arrivati a casa, tutto a posto, la partita è terminata 1-1 come avete potuto vedere. Gudmundsson ha pareggiato per il Genoa nei primi minuti del secondo tempo e poi la partita è terminata così, dopo qualche occasione da una parte e dall'altra, però la partita è finita in pareggio. Ho aspettato comunque a chiudere il vlog perché, ragazzi, ve lo comunico, sabato prossimo sarò presente allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per Frosinone Juventus alle ore 12:30 e quindi, ragazzi, ci vediamo a Frosinone e seguitemi sui miei profili ufficiali per non perdervi nessuna informazione sull'uscita dei biglietti e soprattutto per contenuti esclusivi iscrivetevi al canale YouTube e niente, ragazzi, ci vediamo in un prossimo vlog stadio.